Giovanna, secondo triathlon di Tropea, seconda posizione, brava Giovanna. Hai capito chi sono arrivata? La più veloce del secondo triathlon degli dei in 1:24,7, polisportiva Amici di Marco, Chiara Morgese. Ancora una bella foto, facciamo un grande applauso ancora a Chiara, Giovanna e Angela. Estendiamo poi l'applauso anche a Luana e Anne-Marie che completano la gara al femminile. E lo diciamo che le ragazze ancora una volta si sono dimostrate le più brave perché hanno fatto tutti i giri che dovevano fare. Brave ragazze, complimenti. Un bel applauso ancora a Chiara, Giovanna e Angela, grazie ragazze. Traguardo, o meglio, che hanno completato i 3 km, quindi i due giri, sarebbero anche i primi tre atleti al traguardo. Il terzo posto, polisportiva Amici di Marco, Martino Carbotti. Seconda posizione, Free Dogs Castellana, Marcello Roncone. È andato Marcello. Il più veloce quest'oggi, Mare Chiaro Triathlon, Daniel De Benedetto. Eccolo qui Daniel. Salutiamo anche ancora Marcello, facciamo ancora un grande applauso per Daniel e Martino. Podio assoluto maschile. Cosmo e Rocco, eccoli qua sul terzo gradino del podio. Il secondo posto per quanto riguarda le staffette va Cardinale, Ferrulli, Picerno. Eccoli qua, Triathlon Team Altamura, bravi ragazzi. Anche se Alessandro ci ha fatto un po' aspettare, va bene lo stesso, dai. Complimenti ragazzi. I più veloci tra le staffette sono stati il trio composto da Contartese, Fortuna, Russo. Eccoli qua. La ragazza è scappata via. Facciamo ancora un applauso alle nostre staffette. Grazie di cuore ragazzi, grazie mille. E adesso ci sentiamo di fare una premiazione speciale, grazie ragazzi, a una cara amica che è arrivata da oltreoceano. Per la precisione dal Canada, per la precisione da Montreal, vogliamo qui sul gradino più alto del podio e consegniamo un bel trofeo alla nostra Anne-Marie Plutino, prego! Sul podio, sì, e questo è per te, è per te, te lo meriti, vai. L'atleta che giunge da più lontano al traguardo, Anne-Marie, fantastica! Grazie di essere stata con noi, salutiamo anche il nostro amico René, che dall'Austria è venuto qui. Allora ragazzi, io vi dico una cosa, questo ragazzo qui lo conosco da diversi anni, facciamoglielo un applauso perché da anni sta lavorando per valorizzare con il triathlon questo territorio meraviglioso, ha fatto già delle imprese incredibili, ha fatto per la seconda volta il triathlon qui a Tropea e vuole con il triathlon unire e condividere emozioni e gioia. Il suo rammarico è enorme, io non l'ho mai visto così in questo momento, come sta in questo momento, perché realmente quello che è successo purtroppo è un qualcosa che ha rovinato la festa, inutile dirlo. Però io vi voglio ringraziare, vorrei che facessimo ancora un grande applauso al nostro Luca, perché ognuno di noi può commettere un errore, ma gli uomini di valore lo sanno ammettere e sanno andare avanti. Io provo a dire qualcosa, ragazzi, sono veramente amareggiato perché venite da lontano, so cosa vuol dire
avere la voglia di fare una bella gara, di essere premiati, di dare il meglio, e alla fine per un errore veramente di comunicazione, ragazzi, ritrovarsi in questa situazione. Io ribadisco, per tutti i 32 squalificati, contattatemi, il mio numero ce l'avete, io rimborserò a ciascuno di voi il disturbo per essere venuti qui e non aver goduto appieno di questa gara. Daddo dice si sbaglia, ragazzi, io ribadisco, ho fatto veramente tante gare, non è mai capitata una cosa del genere, purtroppo sono io il primo organizzatore al quale accade, e veramente mi dispiace di cuore, ragazzi. Io, chi mi conosce sa, veramente vivo per il triathlon, a me il triathlon per me rappresenta tantissimo, so che tanti di voi hanno lo stesso sentimento per questa magnifica disciplina, e mi dispiace di avervi rovinato la festa. Scusate.